Ciao a tutti ragazzi, sono The Giant e ben ritrovati in questo nuovo video riguardante il calciomercato, un po' della Roma in questo caso, perché mi piace fare video sul calcio, ragazzi, e non siete voi a dirmi i video che devo fare, non siete voi che dovete dirmi quale tipologia di video devo trattare io sul mio canale, perché se non l'avete notato, io tutti i video che sto facendo riguardanti calciomercato, la Juventus in FIFA 18, il Milan in FIFA 18, sono video sul calcio. Quindi non è che me ne sono uscito adesso a fare video sul calcio, io ho sempre fatto video sul calcio, io ho fatto video sul calcio. Basandomi anche su FIFA, ma è più sul calcio, perché il calciomercato in FIFA è una grandissima cazzata, cioè non riguarda FIFA il calciomercato, i video che porto sul calciomercato. Ma chiudiamo la parentesi per tutte quelle persone che mi hanno criticato sotto i commenti dell'ultimo video. Questo qui è un video aggiornamento del passato video, perché avevo parlato delle cessioni di Manolas e Salah. Adesso alla cessione di Manolas e Salah ci aggiungiamo anche quella di Paredes. Perché la Roma e lo Zenit hanno trovato un accordo sulla base di quasi 70 milioni per il pacchetto Paredes-Manolas. Ora, quello che non avete voi capito dallo scorso video è che io mi sono lamentato dei prezzi, e mi sono lamentato del fatto che comunque noi ogni anno dobbiamo smantellare una squadra. Necessariamente lo facciamo perché non siamo ricchi, non siamo cinesi, non siamo sceicchi. E non possiamo spendere soldi senza prima vendere. Questo è un po' quello che dobbiamo capire tutti, e questa è la base, ragazzi. Perché da Monchi a Sabatini, comunque, la musica non cambia, perché non è che Monchi è il re delle plusvalenze, Sabatini fa plusvalenze. Dipende anche dalla mentalità della società. Perché se la società non ha un euro, non mi va. Se la società non ha un euro, mi va a prendere certi determinati direttori sportivi come Sabatini, come Monchi, che sanno fare compravendita. Perché se la Roma avesse un budget incredibilmente ampio, tipo Sheikhi, Monchi e Sabatini non li avrebbe mai presi, perché sono due direttori sportivi con determinate caratteristiche di compravendita, ok? Questa è la prima base, ok? Io non mi sono lamentato del fatto che Monchi è un incapace, io non l'ho mai detto. Io mi sono basato sulle parole di Monchi, che ha detto che la Roma non è un supermercato, e a quanto pare lo siamo, tra virgolette, perché nel giro di 2 settimane abbiamo venduto Salah, Manolas e Paredes. Non è ancora ufficiale, ma lo sarà presto, a quanto pare. Quello che voi non capite è che io mi sono stancato di vedere cambiare maglia a certi giocatori, perché io vedo troppe facce nuove nella mia squadra e non riesco mai a vedere nel giro di 2 anni una stessa squadra con l'aggiunta di altri giocatori. Noi abbiamo fatto 87 punti l'anno scorso, un record incredibile, e secondo me bastava aggiungerci qualche pedina per essere più competitivi. Ora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché non sono decisioni che spettano solo la società. Perché se Manolas e Paredes vanno allo Zenit di San Pietroburgo, vuol dire che a Roma non ci vogliono stare. Ma io non mi sto lamentando del fatto che abbiamo ceduto Manolas e Paredes, perché 70 milioni, compresi bonus, io non sono contentissimo, cioè. Per quanto mi stia sul sedere, che abbiamo venduto due giocatori che a me piacevano tantissimo, ora tutti a dire che Manolas è un pippone, dopo che ci ha salvato Baracca e Burattini per quasi un anno e mezzo, quasi 2 anni, solo perché la scorsa stagione ha fatto cagare, non sempre, perché in alcune partite ci ha comunque salvato il culetto. Sinceramente, mi dispiace, perché sono due giocatori forti, a me Paredes è sempre piaciuto. E ho paura, non è che io non sono fiducioso, io ho paura, perché leggendo i nomi dei possibili sostituti, io ho paura perché Berardi non vale Salah, perché Seri no, non lo conosco effettivamente, molti dicono che è fortissimo ed è già pronto perché il Nizza è andato bene l'anno scorso, allora dicono che tutti che Seri è forte. Però stiamo parlando di un campionato francese, il campionato francese non è il campionato italiano, e molti si basano sui cazzo di video su YouTube, perché mi gioco le palle che nessuno si va a vedere il cazzo di campionato francese. Chi si va a vedere il campionato francese? Ve l'ho detto lo scorso video. Nessuno guarda l'Eredivisie.
Magari Carzob può essere il fenomeno più fenomeno del mondo, ma io non sto dicendo che Carzob è scarso, io sto dicendo che Carzob non lo conosce quasi nessuno, tranne Monchi, ok? Perché voi siete abituati, io parlo di voi romanisti, perché è così, io leggo sui gruppi, sulle pagine Facebook, e mi faccio un sacco di risate, un sacco, raga, un sacco di risate, perché c'è gente esperta, che si crede esperta di calcio, che dice, ma Serie è fortissimo, che cazzo ne sai? Ma Carzob è fortissimo, cosa ne sai? Magari viene Berardi, ma magari Berardi cosa, ragazzi? Berardi spero che non venga mai al posto di Salah, poi magari diventa il fenomeno più fenomeno del mondo, ma Berardi io non me lo ci vedo assolutamente al posto di Salah. Io mi lamento di quello, io mi lamento del fatto che comunque ogni anno abbiamo bisogno di smantellare una squadra, mi lamento del fatto che ogni anno non riusciamo mai a mantenere la difesa dalla passata stagione, perché attualmente se tutto va bene, saranno i titolari Fazio e Rudiger, e sinceramente spero ne arrivi qualche altro, perché tra i due bisognerà pur trovarne qualcun altro di riserva. Io mi lamento di quello, ragazzi. Voi vi fomentate per poco, perché Carzob attualmente non lo conosce nessuno. Molti mi hanno scritto, ma Strootman veniva anche lui dal PSV Eindhoven. Sì, ragazzi, ma Strootman era già un talento, era uno dei centrocampisti più promettenti dell'universo, lo conoscevano tutti lo conoscevano, e non c'era bisogno di guardare le partite del PSV e dell'Eredivisie, perché era già nel giro della nazionale, era già diventato da poco forse capitano, era già un simbolo dell'Olanda, ok? Ora, Carzob, ripeto, non sto dicendo che è una pippa e che il nome non lo conosce, eccetera, ma non vi fomentate. Io sto dicendo, aspettiamo, perché il nostro calciomercato è iniziato solo in uscita, dobbiamo aspettare i movimenti dal nostro direttore sportivo e dobbiamo un attimo tirare le somme alla fine, ok? Io ho fatto un video incazzato perché, raga, Manolas e Salah mi piacciono come giocatori, permettete? Cioè, non penso che voi romanisti non vi abbiano fatto gioire, non penso che Salah non vi abbia fatto gioire quando ha segnato 40 gol quasi in 90 partite, 40 gol in 90 partite, e trovare uno con questi numeri attualmente è difficile. Sono dell'opinione che Salah è stato molto decisivo con determinate squadre e poco decisivo con altre squadre, perché diciamocelo, non è bravo a fare palleggio, perché ogni tanto sono troppo quash, detto alla molfettese, e quindi magari Monchi e Di Francesco cercano un giocatore più con determinate caratteristiche di palleggio, che riesce a fare possesso palla, che riesce a inserirsi comunque, eccetera eccetera. Io questo mi lamento soprattutto dei romanisti. Non vi esaltate, così come non buttatevi a terra, perché vi siete esaltati sempre, soprattutto quando c'è la società americana, vi siete sempre esaltati, così come non capisco quelli che dicono Pallotta vattene. Pallotta ci ha salvato dal baratro, vi meritate i segni. Rossella Sensi, volete ancora Rossella Sensi che ci va a prendere Adriano con la pancia così della birra? Volete ancora la Sensi? Prego, abbiamo convinto un direttore sportivo ad arrivare a Roma, che era corteggiato in tutto il mondo, è uno dei migliori direttori sportivi del mondo, a detta degli altri, non a detta mia, perché molti si gasano così per niente. Io aspetto, perché sono così, voglio aspettare, non ho mai giudicato un giocatore prima di averlo visto, però non mi gaso prima, mai, non mi sono mai gasato prima, preferisco sempre ricredermi dopo, dal negativo al positivo, che è il contrario, perché molti di voi guardano i cazzo di video su YouTube. Se questo video arriva a 3000 mi piace, guardiamo i video su YouTube anche dei più pipponi al mondo, vi faccio vedere che anche su YouTube, che cazzo ne so, Piris è forte. Ok, 3000 like, vi facciamo un video reaction ai video di Piris su YouTube. Di Piris, di José Angel, ok? Perché voi... io mi ricordo di José Angel, raga, mi ricordo le vagonate di commenti. Oh, ma l'avete visto su YouTube, è fortissimo. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando? Lo spero. Comunque, per Manolas mi dispiace, perché è un difensore che ha fatto la differenza più di una volta.
Io non so adesso se era necessario venderlo anche un po' per quello che è successo con Zeko, ma io ho qualche dubbio, però può anche darsi, può anche darsi. Paredes mi dispiace tantissimo, Paredes mi dispiace tantissimo perché è un giocatore che mi piaceva tanto e mi piace tanto, però il fatto che comunque vadano allo Zenit tutti e due un po' mi puzza, perché io sono sicuro che tra un anno o due ce li ritroviamo in Italia, non so da quale parte, da quale sponda, ma secondo me ce li ritroviamo in Italia. Questo è il mio pensiero, ragazzi, io non sono assolutamente negativo a prescindere, ok? Ho fatto un video sfogo perché sono due giocatori che mi piacciono, che hanno fatto la differenza nella Roma, ma non abbiamo vinto un cazzo con loro. C'è da dirlo, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete altri video di questo genere, perché decido io i video che fare, capito? Non ho bisogno di soldi su YouTube, io lavoro, ok? Tu che scrivi, che fai sti video per soldi, a me non me frega niente, io lavoro. Ho un lavoro mio, non mi interessa di far soldi su YouTube. Ok. Lasciate un mi piace, 3000 like, facciamo la video reaction ai video su YouTube di Piris e Jose Angel. Il video è finito, da gente è tutto. Ciao aglio e attendiamo il 1º luglio per acquisti e non cessioni. Speriamo e siano le ultime.